Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. In questo nostro spazio dedicato alla medicina, oggi parleremo di presbivestibulia o anche detta presbivestibolopatia. Lo faremo insieme a due grandi professionisti. Uno è il dottor Sebastiano Bucolo, che il nostro pubblico conosce benissimo. Buonasera, dottor Bucolo. Buonasera, grazie. E l'altro è il dottor Marco Boldrighini, che vi presento. Buonasera dottor Boldrighini e benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie, grazie per essere qui. Quindi iniziamo con il dottor Bucolo. Dottore, che cos'è la presbivestibulia o anche detta presbivestibolopatia? Sì, la presbivestibulia o presbivestibolopatia praticamente è l'esatto identico della presbiopia per quanto riguarda il sistema visivo o della presbiacusia per quanto riguarda il sistema uditivo. Praticamente è la condizione di invecchiamento dell'apparato vestibolare fisiologica nel paziente anziano, che può avere vari gradi, diciamo, di interessamento dovuto a fattori costituzionali o a fattori anche, diciamo, aggiunti, a fattori esterni. E sostanzialmente il sistema vestibolare concorre con altri sistemi dell'organismo per la corretta posizione del corpo e della testa nello spazio e per l'orientamento dello sguardo. E il mantenimento della postura eretta e della stabilità del corpo è garantito da un sistema afferente e da un sistema efferente. Il sistema efferente è rappresentato sostanzialmente dalla vista, quindi i recettori dell'occhio, e dalla sensibilità profonda, che quindi ci assicura i movimenti della testa in riferimento al tronco, alla pianta dei piedi, alla caviglia, e poi il labirinto posteriore, cioè il vestibolo, che noi conosciamo benissimo, per quanto riguarda le accelerazioni angolari e lineari. Invece il sistema efferente dà dei sistemi piramidali ed extrapiramidali del sistema nervoso, che sono connessi con la muscolatura scheletrica, e il tutto viene, diciamo, coordinato dal cervelletto. Ora, le cellule sensoriali dell'orecchio interno, come tutte le cellule nervose, subiscono una riduzione del numero, perché l'ultima mitosi delle cellule sensoriali dell'orecchio è intorno al secondo mese di vita fetale. Da allora in poi non vengono mai sostituite, per cui come le altre cellule nervose ha una involuzione, una degenerazione, per cui si ha una continua riduzione di queste cellule sensoriali, per cui la stragrande maggioranza dei soggetti anziani avranno poi una instabilità e anche delle vertigini. Anche l'andatura, diciamo, l'andatura nella specie umana non è innata, ma è una conseguenza dell'apprendimento che si sviluppa durante il corso della vita e poi perde efficacia acquistando lentezza nell'età avanzata. La degenerazione dipende, come abbiamo detto, da fattori intrinseci, quindi genetici, costituzionali, metabolici, autoimmuni, ma anche da fattori estrinseci, quindi le abitudini di vita, lavorative e così via. Per cui abbiamo una eziopatogenesi di queste patologie che in genere è multicausale. I disturbi dell'equilibrio, diciamo, rappresentano il 30% nei soggetti di età superiore a 65 anni. E al di sopra di questa età, ogni 5 anni più c'è un 10% di possibilità di peggioramento di questa patologia. È più frequente nelle donne rispetto agli uomini e sostanzialmente, diciamo, sono 5 le cause di patologia vestibolare nell'anziano. Quindi una, intanto, come abbiamo detto, le modifiche fisiologiche correlate all'età per quanto riguarda il sistema vestibolare, quindi il decremento delle cellule ciliate nelle macule e nelle creste ampollari del labirinto, e quindi si ha una riduzione del riflesso vestibulo-oculomotore, che quello ci permette di regolare lo sguardo con i movimenti della testa. Poi c'è una degenerazione degli otoconi, per cui si ha una maggiore frequenza di canaloditiesi, cioè la famosa vertigine parossistica posizionale. La seconda causa è il problema circolatorio, quindi negli anziani aumentano i problemi legati al microcircolo, quindi anche l'orecchio subisce queste alterazioni. Si può avere anche una cupulopatia da danno vascolare acuto. Si può avere un deficit labirintico unilaterale o bilaterale, malattie di Meniere, metabolismo, ci sono tante problematiche della circolazione che possono
intervenire su sul vestibolo. C'è una forma di vestibulopatia che è una vestibulopatia bilaterale e che è rara, ma è molto correlata al rischio delle cadute. E questa è caratterizzata da una perdita parziale o completa della funzione vestibolare di entrambi gli apparati, legata a un danno sia dell'apparato vestibolare o dei nervi ottavi, quindi i nervi del vestibolo, o una combinazione di questi fattori. E questa molto spesso riconosce un'osteopatogenesi vascolare. La terza causa sono le modificazioni degli stili di vita, diciamo, perché tutti i pazienti anziani hanno una ridotta attività fisica, hanno abitudini soprattutto sedentarie. Poi abbiamo anche le modificazioni degli altri sottosistemi dell'equilibrio, per esempio se c'è una riduzione della vista e questo influisce anche sul vestibolo. C'è una riduzione dell'udito, una dissociazione verbo-tonale, cioè il paziente sente ma non capisce le parole. Tutte queste cose, diciamo, peggiorano il vestibolo. E infine ci sono anche, quinto aspetto, i farmaci, perché i pazienti anziani di solito prendono tanti farmaci, sia come farmaci per le varie patologie, sia come automedicazione, e questo influisce su tutto il sistema vestibolare. Benissimo, intanto grazie dottor Bucolo. Dottor Boldreghini, quale sintomatologia esprime il paziente che è affetto da presbivestibolopatia e quali sono le tecniche diagnostiche per questa patologia? Sì, per definire la semeiotica, cioè l'estrazione dei segni clinici tramite tecniche diagnostiche, volte a evidenziare proprio i segni relativi al disagio del paziente, in questo caso presbivestibolopatico, è necessario definire come esprime, prima, nell'anziano, come si esprime nell'anziano la presbivestibolopatia. La recente letteratura la definisce come una riduzione da lieve a moderata della funzione vestibolare. In alcuni casi questa condizione può evolvere anche in una grave insufficienza vestibolare bilaterale, configurando un quadro, come ci dicono le linee guida, di perdita della funzione vestibolare bilaterale idiopatica di natura severa. Come è stato menzionato già dal dottor Bucolo, tale condizione è veramente raro che sia isolata. E spesso partecipano altre comorbidità di tipo, ad esempio, neurologico, cardiaco, psichiatrico, eccetera. Talvolta può essere anche lo stadio finale di una patologia vestibolare insorta come acuta nel lontano passato e che è stata incompletamente compensata oppure che si è decompensata. In alcuni casi l'insufficienza vestibolare bilaterale è complicata, come già è stato detto, da litiasi canalare, che una volta risolta permette di percepire al paziente anziano già un netto miglioramento del suo sintomo, purtroppo incompleto perché sottostante vi è un danno cronico. L'evoluzione progressiva ma lenta spesso determina una sintomatologia solo quando il difetto è veramente conclamato, perché il paziente tende ad abituarsi piano piano ad un lieve decremento della funzione labirintica e quindi se ne accorge solo quando il danno è ormai di natura particolarmente intensa. A volte si possono associare disturbi visivi durante i rapidi movimenti della testa. Questo è un sintomo molto frequente, specie quando la testa è in movimento rapido. Questo chiaramente compromette l'andatura normale, il disequilibrio, l'instabilità ed aumenta esponenzialmente il rischio di cadere. E chiaramente si capisce bene che il soggetto anziano in questa condizione può essere veramente invalidato, e compromettere le attività quotidiane in maniera significativa. Mi preme menzionare un termine anglosassone non perché particolarmente ne sia affezionato, ma perché esprime, molto bene il senso di instabilità progressiva, di diminuzione della, sicurezza nel cammino. In termini progressivi ed ingravescenti, che è dizziness. E questo termine effettivamente è particolarmente pregnante per quanto riguarda l'instabilità deambulatoria. Per questi motivi, il paziente presbivestibolopatico è di norma sedentario, molto sedentario, infatti riferiscono che stanno molto meglio seduti o in un ambiente domestico circoscritto rispetto a che all'aria aperta nel muoversi, ad esempio, in una piazza o in un parco. E questo meccanismo alimenta un circolo vizioso di immobilità che, capirete bene, peggiora l'instabilità.
Così dopo aver raccolto alcune informazioni generali, ci è consentito lo studio clinico del paziente. E tali osservazioni iniziano sempre con una valutazione di bedside, cioè vicino al letto del paziente, di natura clinica. Cosa ricerchiamo generalmente? Ricerchiamo delle asimmetrie del sistema vestibolare, dei deficit, oppure dei mancati compensi o ancora dei disordini oculomotori che esprimano un'alterazione del sistema vestibolare di natura centrale, non periferico, ma comunque in connessione vestibolare. Cito solo tre esami clinici che eseguiamo, che fanno un po' da filo rosso della nostra indagine clinica, che sono lo studio del nistagmo spontaneo, lo studio dell'oculomotricità e il test impulsivo del capo. Il principio generale di questi test è la valutazione della stabilità di sguardo come inverso dello scivolamento retinico. Cosa voglio dire? L'occhio in condizioni fisiologiche, i due globi oculari, possiedono la capacità di stare fermi in qualsiasi posizione essi siano, con o senza la fissazione, in maniera molto precisa. Chiaramente con la fissazione lo sono ancora di più, a motivo dell'attività di integratori neurali che modulano e stabilizzano questi movimenti. Quando questa capacità viene persa e il soggetto vestibolopatico la perde nella fase acuta del suo disturbo, vengono generati dei movimenti oculari anomali che non dovrebbero essere presenti a capo fermo, ma solo a capo in movimento. Questo movimento coniugato, composto da una fase di scivolamento appunto lenta ed una fase rapida di battuta, è chiamato nistagmo. Il nistagmo è il segno clinico principe di scompenso vestibolare ed è quello che cerchiamo. Esso è determinato da un'alterazione periferica oppure da una mancata modulazione delle vie vestibolari centrali. Questo studio oculomotorio è eseguibile sia con fissazione che senza, tramite apposite lenti chiamate lenti di Frenzel. L'ultimo test menzionato, il test impulsivo del capo, consiste nell'eseguire rapide rotazioni della testa impresse dall'operatore, invitando il soggetto a fissare il naso dell'operatore che generalmente gli sta davanti. Anche qui la stabilità di sguardo e il mantenimento della fissazione è quello che ricerchiamo. Quando invece il soggetto perde questa capacità di fissare il bersaglio durante rotazione, siamo di fronte ad un probabile deficit vestibolare e nel caso specifico odierno, quando questo segno è positivo bilateralmente, è probabile che il soggetto sia affetto da una riduzione presbivestibulopatica bilaterale. Questi test hanno l'obiettivo di produrre valori ripetibili e controllabili nel tempo. Ne cito soltanto alcuni: la videonistagmografia, che permette di registrare i movimenti oculari basali e provocati da movimenti di sguardo tramite un'immagine o una telecamera di infrarosso che prende la pupilla come punto di repere e la segue nei suoi movimenti all'interno del movimento oculare. Lo studio computerizzato dei movimenti rapidi, che sono molto importanti perché c'è una stretta associazione con le strutture vestibolari, soprattutto quelle neurologiche, e poi il grosso traguardo raggiunto negli ultimi 15 anni, il video ed impulse test, che trasforma il test impulsivo del capo clinico in un test strumentale che amplia tantissimo le possibilità diagnostiche. Poi abbiamo la posturografia e anche dell'elettrofisiologia come i potenziali evocati vestibolari. Si può affermare che una valutazione vestibolare clinica e strumentale ci permette oggi con altissime percentuali di evidenziare difetti periferici o centrali, anche molto piccoli, e di eseguire in molti casi una topodiagnosi recettoriale, ovvero determinare quali strutture sono coinvolte nella produzione della sintomatologia e soprattutto in quale misura sono disfunzionali. Capite bene che questo meccanismo ci aiuterà poi nella gestione del paziente. Quindi, una volta effettuati gli esami diagnostici, quale terapia impiegare, dottor Bucolo? Diciamo che in generale i pazienti affetti da patologia vestibolare tendono ad essere sovratrattati. Questo perché? Perché a causa dell'ampia varietà, come ho detto, di processi che possono svolgere un ruolo nella patogenesi della patologia vestibolare, la vertigine rappresenta un miscuglio in cui possono adattarsi varie terapie e questo rappresenta, diciamo, questo influisce negativamente sia sulla diagnosi che sul trattamento corretto. Gli obiettivi della terapia sono più quelli di alleviare il paziente dai suoi segni e sintomi, perché non è possibile, diciamo, recuperare l'organo leso.
Per raggiungere questi obiettivi fondamentalmente noi ci serviamo di esercizi vestibolari, una cosiddetta riabilitazione, ma anche di farmacologia. Il compenso vestibolare, cioè il recupero della funzionalità vestibolare a causa della neuroplasticità, deve essere avviato molto rapidamente, perché il paziente che ha un fatto vestibolare acuto deve essere subito messo in movimento, il prima possibile. Non deve stare a riposo, perché questo diciamo impedisce o ostacola il compenso. E poi ci sono dei protocolli farmacologici che possono coadiuvare. Ci sono dei fattori che possono influire sul compenso, l'età, e quindi i pazienti anziani in questo, diciamo, in questo fattore sono svantaggiati, perché il compenso è un apprendimento e l'anziano è più difficile in questa terapia. E la volontà, quindi il paziente deve anche essere molto, diciamo, incentivato a farlo, perché se il paziente non ha volontà è molto più difficile trattarlo. La terapia medica ci sono, diciamo, farmaci che possono accelerare il compenso e farmaci che possono bloccarlo. Il trattamento farmacologico è molto vario, finalizzato soprattutto a farmaci che irrorano le strutture nobili, quindi ossigenano le strutture nobili. Farmaci che favoriscono la meccanica dei fluidi dell'orecchio, perché l'orecchio si basa, la funzione dell'orecchio, tutto sui fluidi dell'orecchio. E poi farmaci sedativi vestibolari che vengono impiegati soltanto nelle fasi acute, nella crisi, diciamo, vestibolare acuta. Ci sono farmaci che possono avere efficacia variabile, e più frequentemente si usano dei psicotropi, dei calcioantagonisti, dei sedativi antistaminici. E il loro uso è destinato a bloccare o antagonizzare, diciamo, l'effetto dei neurotrasmettitori eccitatori nella trasmissione vestibolare. Possono essere utili nelle crisi acute, ma non vanno usati indiscriminatamente, come abbiamo detto, perché molto spesso questo può peggiorare e impedire il compenso e il recupero. Diciamo, vi sono delle associazioni, come per esempio la ginkgo biloba può essere associato al piracetam, flunarizina, la cinarizina con dimenitrato, insomma sono tante associazioni che oggi sono a disposizione, la betaistina, però l'importante è, appunto, come ho detto, questi farmaci non devono essere usati indiscriminatamente, perché certe volte invece di aiutare peggiorano il recupero del paziente. Sostanzialmente, diciamo, come protocollo fondamentale, diciamo, che possiamo avere la terapia riabilitativa vestibolare motoria, soprattutto nel caso, per esempio, della canaloidiasi e della vertigine posizionale benigna. La razionalizzazione dei farmaci, soprattutto perché si tratta di terapie croniche. Il recupero, diciamo, di tutti i fattori che controllano l'equilibrio e che sono indipendenti dal vestibolo, come per esempio la vista, l'udito. Quindi il paziente se non vede deve essere aiutato a vedere meglio, se non sente deve essere aiutato a sentire meglio. E poi anche la modificazione dello stile di vita. Bisogna incoraggiare l'attività fisica, creare anche dei percorsi sicuri nell'ambito domestico. Cioè, questo vuol dire, per esempio, rimuovere oggetti in cui il paziente può inciampare, o diciamo mettere maniglioni dietro alla vasca, per dire, o alla doccia, utilizzare dei tappetini antiscivolo. Sono tutti espedienti che aiutano, indossare scarpe sia all'interno che all'esterno per evitare di andare a piedi nudi, e questo può essere. E poi anche il fatto che gli anziani, quando parlano e camminano molto spesso, hanno più facilità a inciampare, per cui direi che l'anziano dovrebbe cercare di evitare di parlare e camminare allo stesso tempo. Insomma, sono tutte piccole accorgimenti che possono aiutare. Per quanto riguarda la forma di cui parlavamo prima, la vestibolopatia bilaterale, la riabilitazione non ha molto successo in quel caso. Allora, in questa patologia si sono rivelati promettenti i progressi sull'impianto vestibolare. Ecco, se mi fate vedere l'immagine, vi faccio vedere, appunto, l'impianto vestibolare. È un dispositivo simile all'impianto cocleare, e come quello, al pari di quello, viene inserito chirurgicamente nell'osso temporale. Gli studi recenti hanno dimostrato per questo impianto un ripristino, diciamo, parziale o completo di vari riflessi e funzioni vestibolari. È un impianto ancora in fase di studio, ma comunque i primi esperimenti parlano di risultati buoni.
Tornando al dottor Boldrighini e riparlando di riabilitazione vestibolare, dottore, quando è indicata questa e come questa avviene? Sì, è stato detto e anche scritto che il sistema nervoso centrale impara facendo. Cosa vuol dire? E l'obiettivo proprio della terapia riabilitativa è insegnare un nuovo apprendimento corticale e sottocorticale al soggetto, di nuove strategie compensatorie o bypassanti i circuiti disfunzionali. L'indicazione alla riabilitazione è molto forte in tutti quei soggetti che sono affetti da vestibolopatia monobilaterale, i cui effetti si protraggono nel tempo inducendo una sintomatologia di disequilibrio cronico. Questo è un aspetto molto importante. Prima di inoltrare la persona al protocollo riabilitativo, dovremmo avere una visione, per così dire, ecologica e comportamentale del suo sistema di equilibrio, una visione umana, per così dire. Queste considerazioni includono aspetti cognitivi, mnemonici, abitudini quotidiane, ambienti frequentati, spazi domestici, relazioni sociali intraprese e spinta volitiva. Classicamente la riabilitazione vestibolare ha lo scopo di indurre o ricreare un compenso, ma raramente produce una restituzione all'integrità dell'organo, che in realtà può avvenire, ma molto ravvicinatamente al danno, in via fisiologica e spontanea, solo per una ridotta percentuale di soggetti, solitamente i più giovani. Nella situazione odierna di cui stiamo parlando, invece, siamo di fronte, come abbiamo detto, ad un danno cronico, che va per così dire riarrangiato, riorganizzato e ricalibrato. Per definire accademicamente la riabilitazione vestibolare o la rieducazione vestibolare, ricordiamo che è basata su tre principi: la sostituzione, l'adattamento e l'abitudine. Cosa vuol dire? Vuol dire che un sistema biologico sensoriale, quale l'orecchio, è predisposto per creare connessioni sinaptiche nuove, generalmente con un tempo minimo di 28 giorni, sostituendo le connessioni malfunzionanti e adattandosi e abituandosi agli stimoli considerati sfavorevoli, o fastidiosi, come durante la costante presentazione di stimoli specifici. La nostra esperienza, io faccio questo da quasi 15 anni, ci consente di affermare che la riorganizzazione dei movimenti rapidi dell'occhio, chiamati saccadici, di cui fanno parte numerosi movimenti oculari a diversa genesi centrale, tramite il tempo, il timing, la sovrapposizione di attività corticali e l'allenamento della loro balistica, cioè del modo in cui questi sono più veloci, meno veloci, più ampi o meno ampi, è un ottimo metodo per offrire al soggetto presbivestibolopatico mezzi idonei al controllo dell'equilibrio, sia statico che dinamico. La questione è molto semplice, la spiego in breve. Il sistema vestibolare utilizza fisiologicamente numerose famiglie di movimenti oculari, generalmente rapidi, chiamati saccadici, che poi sono macrosaccadici, microsaccadici, antisaccadici, per compensare il deficit del suo naturale riflesso, cioè per compensare all'ammanco di quel movimento lento che è proprio sua espressione. Quindi allenare tali movimenti, indipendentemente da quanto siano già efficienti, produce esiti molto favorevoli in almeno il 68% di soggetti affetti da vestibolopatia bilaterale ed una percezione di miglioramento soggettivo che oscilla tra il 70 e il 90% dei soggetti che hanno risposto positivamente alla terapia. Poi si può dire chiaramente che ogni caso è a sé e non esiste un protocollo specifico e difficilmente riusciamo a dire in questa sede tutti gli esercizi che possiamo proporre, ma l'attività dei movimenti oculari è sicuramente un punto buono di partenza. Credo che la sfida della riabilitazione vestibolare in Italia oggi è far percepire agli ammalati che può funzionare davvero superando uno scoglio dell'iniziale diffidenza. È molto soddisfacente vedere la graduale riacquisizione di abilità che in realtà si credevano perse da parte del soggetto e questo produce un senso di fiducia e alimenta la voglia di proseguire il trattamento, nonché un rapporto stretto con il terapista. Il traguardo che dovremmo porci è ridurre il rischio di cadute, che aumenta sensibilmente con l'età e triplica, e questo è un dato molto importante, nel soggetto affetto da vestibolopatia. Concludo dicendo che numerosi poli universitari piemontesi, tra cui il Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell'Università di Torino, di cui faccio parte, sono impegnati nello studio dell'andatura del soggetto affetto da diversi gradi di disturbi dell'equilibrio, anche di natura vestibolopatica. E lo stiamo facendo in un senso sempre più ecologico e meno laboratoristico, offrendo al paziente numerose e aumentate opportunità di migliorare la sua qualità di vita.
Dottore, la ringrazio moltissimo per tutto quello che fa e grazie per il contributo alla nostra trasmissione. A presto. Grazie a voi, grazie a voi. E grazie sempre al nostro carissimo dottor Buccolo. Arrivederci, dottore. Grazie, grazie a voi per l'interessamento, grazie. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione e vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.